Questa mattina, mentre cercavo informazioni sui canali russi riguardo alla situazione con l'Ucraina, mi sono imbattuto sulle dichiarazioni che poi poco dopo la stampa ha rilanciato di Medvedev. Medvedev lo sapete, ex presidente russo e attualmente il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Non stiamo parlando di qualcosa di poco e stiamo certamente parlando di un falco all'interno del governo russo. Beh, la sua dichiarazione su Telegram che ho prontamente tradotto è sconcertante e ripeto, è stata talmente sconcertante che contrariamente al solito è stata poi rilanciata dopo poco da tutte le agenzie di stampa. E in sostanza lui ha detto questo, l'ho tradotto direttamente dal cirillico, non io con l'automatico ovviamente, ma poi la traduzione è quella che è stata confermata anche dai siti dei vari notiziari. Noterò una cosa che i politici di ogni genere non amano ammettere: un'apocalisse nucleare non è solo possibile, ma anche abbastanza probabile. Testuali parole. Perché ci sono almeno due ragioni. Primo, il mondo è in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi, il traduttore, ma si riferisce ovviamente alla crisi di Cuba, perché i nostri avversari hanno deciso di sconfiggere davvero la più grande potenza nucleare, la Russia. Sono senza dubbio degli idioti squattrinati, ma è proprio così. E la seconda ragione è piuttosto banale: le armi nucleari sono già state utilizzate da chi e dove, il che significa che non ci sono tabù. Riferendosi, non so se qui la traduzione non è perfetta, ma comunque si riferisce agli Stati Uniti d'America che alla fine della Seconda Guerra Mondiale hanno gettato la bomba su Hiroshima e Nagasaki. Ora, è evidente che una dichiarazione così non arriva da qualcuno così a casaccio sui social, ma da chi in questo momento è parte dell'entourage di sicurezza della Federazione Russa, il vicepresidente, comunque da un ex presidente e dal leader, tra l'altro, del partito di Putin, perché lui è il segretario del partito di Putin. Beh, a questo punto, insomma, come dichiarazione dovrebbe come minimo far rizzare le antenne. Io mi auguro che di fronte a una dichiarazione di questo tipo, dove un uomo così importante del governo russo definisce probabile un conflitto nucleare, le parti si decidano, e ce lo speriamo tutti quanti, si decidano a sedersi a un tavolo, perché onestamente credo che la guerra nucleare, per carità, non convenga a nessuno, perché significherebbe distruzione per tutti, la Russia sarebbe distrutta, la NATO anche, non c'è un vincitore possibile, però insomma, di fronte a un rischio di un'escalation, anche magari per un errore umano nel prossimo futuro di questo tipo, è necessario, veramente necessario, che le parti si siedano a un tavolo e con franchezza espongono i propri problemi per cercare di avere una soluzione, senza andare a dire chi ha iniziato, chi non ha iniziato. Sapete la mia opinione, che peraltro qui non si può nemmeno dire, ma comunque questo aspetto è completamente irrilevante. Valutiamo come da ora in poi andare avanti senza tentare di estinguerci e senza continuare a causare morti da una parte e dall'altra sul terreno di scontro in Ucraina. Un saluto a tutti.